Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciale del 14 maggio curate dalla nostra redazione. Enna sarà un borseggiatore catanese ad usufruire per primo del braccialetto elettronico. La decisione arriva dal tribunale dell'esame di Caltanissetta che, su istanza dell'avvocato dell'imputato, ha preso questa decisione. L'uomo preso in flagranza di reato da una battuta della polizia era stato condannato con il rito abbreviato ad un anno di reclusione ai domiciliari. Per controllare il detenuto ed i suoi movimenti verrà utilizzato questo particolare dispositivo. Così è interrogazione al ministro della giustizia da parte dell'onorevole Azzurra Cancelleri del Movimento 5 Stelle. La deputata chiede al guardasigilli come mai si debba chiudere una struttura efficiente e a misura d'uomo come il carcere di Nicosia quando l'Unione Europea ha dato all'Italia un ultimatum per risolvere il problema delle condizioni di detenzione lesive della dignità umana per i detenuti. Enna, da uno studio effettuato da un'impresa, cresce la difficoltà nel pagare le rate dei prestiti. I finanziamenti non pagati sono più che raddoppiati in poco più di 3 anni. Per le famiglie gli arretrati valgono 31 miliardi, per le imprese 116 miliardi. Da marzo 2013 a marzo 2014 i finanziamenti tagliati ammontano a 30 miliardi e mezzo. Regalbuto è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente al secondo conflitto mondiale. All'interno di un terreno di un'azienda agricola incontrata a Campolungo si tratta di un proiettile d'artiglieria da 88 mm di nazionalità inglese caricato con esplosivo ad alto potenziale. Sul posto è intervenuta una squadra specializzata del 4 Reggimento Genio Guastatore di Palermo per il suo disinnesco e distruzione. Leonforte è iniziata in piazza 4 novembre l'abbattimento delle palme morte a causa del coleottero punteruolo rosso che uccide queste piante. La zona è stata transennata ed il mercato degli agricoltori, previsto per domenica, è stato trasferito temporaneamente in piazza Verga. Ed anche per oggi abbiamo concluso con il nostro notiziario flash provinciale. Vi do appuntamento alla prossima edizione. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.